l'epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 2, dal verso 4 al verso 10. Gloria al nome del Signore. A Dio vada la gloria. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, scusate, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare, nei tempi futuri, l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Amen. Chiudiamo gli occhi. Signore, ti vogliamo ringraziare per come fino a questo momento hai benedetto il nostro cuore. Grazie per i canti, grazie per le preghiere, grazie per le testimonianze che ci ricordano come tu ancora oggi continui ad operare in favore di quelli che sperano e confidano in te. Signore, ti preghiamo ora di guidare la meditazione della tua parola e di darci un cuore aperto per poter ricevere ogni buona cosa che tu hai preparato per la nostra vita. Ti chiediamo tutto nel nome di Gesù tuo figlio che è con te, benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore, restate comodi. Gloria a Dio. I passi letti sono passi belli, noti, che parlano di uno dei temi centrali del Nuovo Testamento, vale a dire della grazia. Paolo lo scrive agli Efesini, i credenti di Efeso erano dei credenti di origine ellenica, cioè di origine greca, ed erano sotto tiro perché c'erano alcuni giudaizzanti, cioè alcuni credenti, che dicevano che va bene la grazia in Cristo Gesù, ma è necessario sottomettersi anche alle leggi di Mosè, e quindi bisognava circoncidersi, bisognava fare tutto quello che il rituale mosaico stabiliva. E Paolo, guidato dallo Spirito Santo, scriverà chiaramente che invece non è in virtù delle opere, quindi dei sacrifici, che si può essere salvati, ma è solo per la grazia di Dio. E questa grazia è la dimostrazione più evidente del fatto che il cristianesimo si differenzia da qualsiasi altro movimento religioso che c'è sulla faccia della terra, perché grazia significa che Dio ha condonato i nostri peccati senza che noi meritassimo. Li ha condonati, il che non vuol dire che non ci ha visto mentre noi li commettavamo, perché Egli ha visto che noi eravamo e siamo per natura colpevoli dinanzi a Lui, ma ha stabilito una via, un mezzo mediante il quale quei peccati possono essere cancellati in modo definitivo, e quindi noi possiamo essere liberati da quella giusta condanna che Dio ha stabilito appunto per il peccato. Se Eva e Adamo sono stati scacciati dal giardino di Eden è a causa del peccato. Se l'uomo un giorno, quando comparirà dinanzi a Dio, non potrà resistere, ma sarà inevitabilmente condannato allo stagno ardente di zolfo e di fuoco, è a causa del peccato. Ma Dio, che è amore, che ama la sua creatura, ha voluto dare un'opportunità all'uomo stesso. E questa opportunità è appunto la croce di Gesù Cristo. Quindi, mediante la grazia, noi possiamo essere salvati. Questo non significa che tutti gli uomini saranno salvati, ma che solo coloro che accetteranno la grazia di Cristo potranno ottenere questa salvezza. Perché? Perché è questa la via che Dio ha stabilito. E quindi, mentre le religioni in genere ci insegnano la via che dobbiamo seguire per poter raggiungere Dio mediante una serie di adempimenti religiosi, Dio ci presenta in Cristo una realtà diversa, cioè che Lui stesso è venuto a noi. Non siamo noi che abbiamo fatto il passo verso il Signore, è il Signore che ha fatto un passo verso di noi. Non siamo noi che possiamo raggiungere Dio, è Dio che raggiunge noi. Non sono le nostre opere che ci permettono di poter realizzare la vita eterna, è la grazia di Dio che ci permette di poter avere questa certezza nel nostro cuore, che se persevereremo nella grazia fino alla fine saremo salvati. Il Vangelo quindi
non propone delle regole alle quali bisogna adeguarsi in modo da ottenere salvezza. Il Vangelo propone una nuova vita che si riceve in Cristo Gesù, che cambia il nostro cuore e i nostri sentimenti e ci permette di vivere questa nuova vita. Non siamo noi che ci dobbiamo sforzare, ma dobbiamo permettere alla grazia di cambiare noi e ognuno di noi. Quello che Dio ci chiede, in altre parole, non è di cambiare, ma di essere da Lui cambiati. Perché nessuno di noi potrà cambiare la propria vita. Ci proviamo in tante circostanze. La realtà è che non ce la facciamo e non ce la possiamo fare. Perché il peccato che è in noi è più forte di noi. E Paolo stesso, guidato sempre dallo Spirito Santo, lo dirà ai Romani. Vorrei fare il bene, ma non riesco a farlo. E mi trovo a fare il male che non vorrei fare. La grazia ha questo scopo. La grazia ha lo scopo di rigenerare i nostri cuori. Per questo Gesù disse a Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, cioè se non vieni rigenerato dalla grazia, tu non potrai entrare nel regno di Dio. Perché tu ti puoi sforzare, Nicodemo, a fare tante buone cose, lodevole tutto questo, ma non puoi essere salvato perché per 100 cose buone che fai, ce ne sono molte di più negative o cattive che fai. E se anche, disse Gesù, l'uomo dovesse rispettare tutta la legge di Dio, ma cadere in un solo punto, egli sarebbe colpevole. Ecco perché la grazia, ecco perché la necessità della croce di Gesù Cristo. Ecco perché quando leggiamo di Cornelio, il bravo centurione romano, che pregava, che faceva l'elemosine, che era timorato di Dio, leggiamo che il Signore mandò Pietro a predicargli l'Evangelo, perché non era sufficiente tutto quello che lui faceva, lodevole, ripeto, tant'è che Dio ammirò Cornelio stesso, ed è scritto che le sue preghiere erano salite fino al trono della grazia di Dio. Ma senza la grazia del Signore, Cornelio non sarebbe stato salvato. Per questo Paolo ribadisce con forza che è per grazia che noi possiamo essere salvati. Cioè, soltanto permettendo a Dio di poter entrare nel nostro cuore. E così, mentre i religiosi e le persone provano a impressionare Dio e gli uomini con i loro atti di generosità, con le loro buone azioni e le buone opere, pensando di poter in qualche modo guadagnare la vita eterna. Delle volte vi sarà capitato di sentirvi dire da qualcuno, dopo aver fatto qualcosa di buono, ti sei guadagnato un pezzettino di cielo. Ecco, questo non è assolutamente vero. Nessuno di noi potrà guadagnarsi la vita eterna. La possiamo ricevere soltanto accettando Gesù dentro i nostri cuori, permettendo cioè al Vangelo di penetrare nell'intimo nostro, di rigenerare quella natura peccaminosa in modo da renderci delle nuove creature e camminare in novità di vita. Perché? Perché questo è ciò che Dio chiede e questo è quello che Dio propone all'uomo stesso. È Dio quindi che ha fatto il primo passo. Lo disse Gesù, non siete voi che avete cercato me, sono io che sono venuto a cercare voi. Non siete voi che mi avete scelto, sono io che vi ho scelto, sono io che ho fatto il primo passo. Mentre l'uomo sulla terra peccava, dal cielo qualcuno è sceso. Ed è sceso spogliandosi della sua gloria, spogliandosi della sua maestà. Ha preso un corpo umano, ha subito tutte le limitazioni di questa vita. Lo dice Paolo ai Romani, che egli si è spogliato della sua gloria. E perché lo ha fatto? Per quello che abbiamo detto anche nel canto, in uno dei canti che abbiamo cantato prima, per il suo grande amore che ha per ognuno di noi. Perché quando Dio guarda l'uomo e lo vede così lontano, così distante da lui, egli nel cuor suo piange. Perché il suo desiderio è che ogni uomo possa essere salvato. Perché lui ha fatto l'uomo non per l'inferno, l'ha fatto per l'eternità. E se l'inferno c'è, esso è stato creato, dice la scrittura, per Satana e i suoi angeli. E purtroppo lì ci andranno a finire quelli che decideranno di ribellarsi alla voce di Dio e di seguire la voce di Satana, che li circuisce e li ammalia con i suoi essere salvati appartenendo ad una denominazione religiosa, che Dio è talmente buono che alla fine salverà tutti, eccetera, eccetera. Ma la parola non dice questo. La parola dice, è per grazia che voi siete salvati.
Se c'è una cosa che dobbiamo mettere noi, quella è la fede. E per grazia, mediante la fede. E la fede significa essere fiduciosi in questa offerta che Dio ci fa. E credere che questa offerta, quando viene accettata nella nostra vita, è capace di poter renderci quel dono prezioso che è la vita eterna. Appena convertito, ricordo una storia che mi venne raccontata da un fratello, è una parabola, di un uomo che, siccome era vicino a spirare, quindi era negli ultimi giorni della sua vita, aveva messo un annuncio su un giornale nel quale diceva che chiunque si fosse presentato entro le 12 a casa sua avrebbe ricevuto un lascito in denaro, perché questo uomo era un uomo molto ricco ma non aveva né figli né fratelli né parenti a cui lasciare tutto, e siccome sapeva che i suoi beni sarebbero andati a finire nelle mani dello Stato e non si fidava, decise di fare dei lasciti a delle persone che avrebbero accettato tutto questo. Tante persone lessero sul giornale questo annuncio, ma tutti pensavano: è un imbroglio, è un inganno troppo bello per essere vero. E vi invito, quando leggete queste cose sui giornali, a starci attenti, perché purtroppo oggi le persone sono molto furbe in questo. Ma tornando alla storia, tutti quanti appunto decisero di non darci, tranne uno, un signore che poverino era nel bisogno, e disse: che cosa mi costa? Ci vado, se mi lascia qualcosa bene, se non mi lascia peggio di come sono messo, non può andarmi, tanto non mi può derubare di nulla perché non ho nulla. Questo prende, va, si avvicina e pensava di trovare una folla di persone, invece non c'era nessuno. Allora cominciò ad avere pure lui dei dubbi, disse: ma com'è possibile? Erano le 11:30, si fecero le 12:15, le 12:10, le 12:05, non arrivava nessuno. Disse: ma vuoi vedere che forse non è vero nulla? Ma poi prendo, vado, salgo, busso, se qualcuno mi apre bene, se no pazienza. Questo prende, sale le scale, bussa al portone dove gli era stato, dove era scritto nel giornale, sull'annuncio del giornale, di bussare, e si vede aprire la porta e questo signore che gli dice: prego, mi dica, guardi, io ho letto l'annuncio sul giornale che lei ha fatto, ero venuto qui, non so adesso se ho letto bene, insomma era tutto timoroso. Dice: sì, prego, entri, entri. Lo fece entrare, disse: ora aspettiamo fino a mezzogiorno, se qualche altro busserà, dividerò tra quelli che verrete i beni che ho, altrimenti sarà tutto quanto suo. Le 12 suonarono precise, nessuno arrivò e questo uomo gli diede un grande lascito, cifre esorbitanti. Questo era incredulo, no? E quando uscì tutto allegro, tutto gioioso dalla porta, andò per le strade e cominciò a dire: sono diventato ricco, sono diventato ricco. E qualcuno lo fermò e gli disse: ma che ti è successo? E ho letto l'annuncio sul giornale, sono andato lì a quel portone lì, ho bussato, mi sono stati dati i soldi che avevo, che mi sono stati dati i soldi promessi, ora sono diventato ricco. E il primo, e questo qua che lo avevo incontrato, cominciò a correre pure lui verso quel portone. E qualcuno che lo vedeva correre gli disse: ma dove corri? Che ti è successo? Niente, c'è là, a quel portone, c'è un uomo che regala soldi. E voi immaginate, giù tutti quanti, una folla immensa, tutti ad accalcarsi su quelle scale, a salire, cominciarono a suonare, nessuno rispondeva. Alla fine questo uomo che era dentro, siccome non ce la faceva più, aprì la porta e disse: che c'è? Che è successo? E poi gli dissero: siamo qui per quello che è scritto sul giornale, e vogliamo anche noi una parte di soldi. Questo uomo gli disse: scusate, che ore sono? 12:05, io ho scritto che fino alle 12, oltre io non do nulla. E tutti se ne andarono, battendosi il petto, dobbiamo usare un'espressione religiosa, dicendo: oh, se solo fossimo andati prima, se solo ci avessimo creduto, saremmo ricchi anche noi. E invece nulla. La grazia è così. C'è un tempo della grazia. Oggi è il giorno della salvezza, lo sapete in ebrei. Oggi, se udite la mia voce, non indurite il vostro cuore. C'è un giorno della grazia ed è il giorno che noi oggi stiamo tutti quanti vivendo. Molti non ci credono, molti non vanno, molti pensano che sia troppo facile, altri credono che possono andare in qualsiasi momento e aspettano quindi i loro comodi, quando vorrò ci andrò. Ma attenzione, perché
le 12 suonano prima o poi. Provate a chiederlo alle 5 vergini disavvedute. Anche loro erano lì, avevano le lampade, erano state invitate e dovevano entrare nella sala delle nozze, perché erano tra quelle che dovevano accompagnare lo sposo. Però le 12 suonarono, anzi mezzanotte in quel caso suonò, e quando si svegliarono era tardi, forse ci provarono a comprare dell'olio, ma non ce la fecero. La grazia è questa. È un dono che Dio ci fa oggi, è un dono che Dio ci fa fino a quando avremo un alito di vita, ma è un dono che noi dobbiamo accettare subito, immediatamente, perché non sappiamo la durata della nostra vita. Per questo Mosè diceva nel Salmo 90, Signore, dammi un cuore saggio affinché io impari a contare bene i miei giorni. Non si trattava di imparare la matematica o l'algebra o l'analisi matematica per creare una formula che permettesse di calcolare la lunghezza della vita. Non si tratta di imparare gli integrali, le derivate, i limiti e le varie formule che sono ad esse collegate. No, no, non riusciremo mai a stabilire la lunghezza della vita. Un cuore saggio è un cuore che sa che la vita di ognuno, di ogni uomo, è come il fiore del campo, che nasce, cresce, è bello da vedere, però poi all'improvviso, senza che nessuno lo immagini, sparisce via. La grazia, un dono che dunque Dio ci fa, un dono che ci viene fatto in Gesù Cristo, un dono che noi dobbiamo accogliere mediante la fede, un dono che non meritiamo, ma che può rendere meravigliosa la vita che noi viviamo. Conosco tante persone, anche per il lavoro che faccio, ne conosco tante che hanno tanti beni e io sono contento per loro, sapete, meglio avere a che fare con persone che stanno bene che con persone che stanno male. Però vi posso assicurare che non sono tanto felici per i beni che hanno, dovrebbero esserlo teoricamente, ma non lo sono e non mi meraviglio, perché leggendo la parola di Dio ho imparato che non è dai beni che l'uomo possiede che l'anima sua è soddisfatta. Sapete, noi abbiamo un corpo, ma non siamo solo corpo, abbiamo un'anima e uno spirito. E se è vero che noi pensiamo che se dovessimo avere di più staremmo sicuramente meglio, ed è probabile che staremmo meglio avendo qualche bene in più, è anche vero che non saremmo mai soddisfatti, pur possedendo tutti i beni di questo mondo. Perché? Perché l'anima non si nutre di pane, non si nutre di vestiti, di case, di macchine, di aerei, di elicotteri, di tutto quello che volete. L'anima, per essere soddisfatta, bisogna avere contatto con Dio. Allora voi troverete persone povere e persone ricche che sono soddisfatte, ma non per i beni, perché hanno contatto con Dio. Persone povere e persone ricche che non sono mai soddisfatte, ma non perché non hanno o perché potrebbero avere di più, ma semplicemente perché non hanno contatto con Dio. La grazia offre la possibilità di avere questo contatto con Dio. Ricordati, non devi cambiare tu la tua vita. Lo so che tu dici io non ci riesco, nessuno di noi ci riesce, ma quando Cristo entra nei nostri cuori, Egli cambia la nostra vita, la rende diversa, non la rende semplicemente migliore, la rende nuova. Perché ci dà altri sentimenti, altri desideri, perché ci fa entrare in una visione eterna delle cose. E allora tu sei come Giobbe, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Sei un uomo e una donna come Paolo che dice ho combattuto il buon combattimento, ho osservato la fede, ora mi aspetta la corona della vita. Sei come questo apostolo che è capace di dire per me il vivere è Cristo, il morire è il guadagno, anzi vi dico la verità, diceva Paolo. Io proprio non saprei scegliere, sono stretto da due lati. Da una parte vorrei continuare a servire il Signore su questa terra perché mi piace poter servire il Signore, perché è bello, perché mi sento appagato, ma non perché ricevo qualcosa dagli uomini, anzi, a dire il vero, dice Paolo, sono stato nella nudità, nella fame, negli abissi, ne ho passate di tutti i colori, sono stato accusato dai fratelli, dai falsi fratelli, sono stato in mezzo a una marea di guai, ma io sono felice lo stesso. Dall'altra parte dice, io se solo penso all'eternità e considero quello che il Signore mi ha fatto vedere, mi ha fatto udire in quella visione di cui Egli accenna nell'Epistola ai Corinzi, io non verrei l'ora di andarmene con il Signore. Questa è la gioia del credente, che ripeto, non nasce da un autoconvincimento, non nasce da un corso di meditazione filosofica che permette di poter raggiungere la pace dei sensi. È qualcosa che viene dalla
trasformazione che la grazia opera in ognuno di noi. Per questo la grazia è la cosa più bella che possa succedere all'uomo. Per questo quello che devi accettare nella tua vita non sono le regole della Chiesa evangelica, che sono giuste e nobili perché basate sulla parola di Dio. Quello che devi accettare è colui che ti renderà nuovo e ti permetterà di vivere quella vita che Dio chiede. Tu stai provando a sforzarti, ed è lodevole questo, ma non basta e non ti renderà mai certo o certa della vita eterna. Perché fin quando Cristo non entra nel cuore e non rigenera la vita, si continua ad essere in quel grande dubbio. Sarò salvato o non sarò salvato? Non sarai salvato se non hai la grazia. Non puoi essere salvata se non hai la grazia. Solo in Cristo si ottiene la salvezza. Tu puoi entrare e uscire da questa chiesa, anzi, puoi decidere di farci qui la tua abitazione principale, se le ali te lo permettono. Puoi decidere di fare tutto quello che vuoi. Puoi essere qui a fare il sacrestano o la sacrestana. Non sarai salvato per questo. È per grazia, quella grazia che vuole conquistare la tua vita e che vuole renderla nuova e diversa. Quando ognuno di noi ha incontrato il Signore, ha realizzato qualcosa di straordinario. E credo che ognuno di noi è pentito, giovane o meno giovane, che si sia convertito, del tempo che non ha vissuto col Signore. Perché da quando abbiamo incontrato il Signore, adesso è successo tanto, abbiamo pianto, abbiamo detto perché, abbiamo detto tante cose, ma il Signore era con noi, e abbiamo affrontato, superato, vinto, abbiamo visto Dio farci giustizia, Dio farci vedere tante cose straordinarie. Quanto è bello il Signore, quanto è bello la grazia, quanto è bello conoscere Dio, quanto è bello avere Dio nel proprio cuore, la cosa più bella che ci possa essere. Ringrazio Dio di averlo conosciuto quando avevo 19 anni, e io sono certo che se non l'avessi conosciuto a quell'età avrei pianto tanto, e anche i miei avrebbero pianto tanto, ma Dio ha cambiato la mia vita e l'ha resa una nuova. Non lo meritavo, non lo merito, ma questa è l'opera del Signore. E a te che pensi che non lo meriti, sappi che è vero, ma è per grazia, mediante la fede. E quello che Dio vuole fare in te è talmente bello che io non te lo posso raccontare, perché è il piano di Dio per la tua vita. Ma se tu apri il tuo cuore stamattina, tu conoscerai la bellezza della grazia. Figlio mio, figlio mio caro, adoriamo il Signore. Ricordati che è per grazia. Grazie. Che devi semplicemente aprire il cuore. Grazie. Che devi semplicemente dire: Gesù, io ti dono la mia vita. Perdona i miei peccati. Grazie. Io ti dono la mia vita, Signore. Perché voglio essere con te. E voglio che tu sia in me. Ti dono la mia vita, Signore, perché finora nessuno e niente hanno potuto dare quella gioia e quella pace di cui io sono alla ricerca, e ti dono la mia vita, Signore. E non te la dono per questo giorno, ma per sempre, eternamente. Voglio che tu la prendi nelle tue mani e fai di me quello che tu vorrai, perché so che farai di me un vaso nobile ad onore per la tua sola lode e gloria. Signore, ti chiami, Signore, bussa alla porta del tuo cuore, Signore, vuole farti del bene. Signore vuole cambiare il tuo presente, il tuo futuro, il Signore vuole guidare i tuoi passi, il Signore vuole riempirti della sua gioia, il Signore vuole farti grazia questa mattina.